Posticipo della quarta giornata di campionato tra Sestese e Legnano sul neutro di Gallarate. I Lilla cercano i primi punti e i primi gol del campionato, ma a partire meglio è la Sestese, che manovra con una bella azione sulla destra alla mano, porta al cross Marcone che arriva fin sul fondo e mette la palla dentro a cercare Alex Romano che gira di prima intenzione, palla a lato di un nulla. Ancora i padroni di casa con una punizione di Pellini che colpisce il palo esterno, mentre l'occasionissima per fare gol capita ancora ad Alex Romano a fine primo tempo a 3 minuti dal duplice fischio del direttore di gara. Azione un po' convulsa col numero 9 che lotta e lamenta qualche fallo commesso dagli avversari. I compagni comunque gli rendono il pallone e il tiro più di nervi colpisce la traversa e sbatte poi sulla schiena di Cirenei, finendo però la sua corsa sul fondo del campo. Dal corner seguente colpo di testa pericolosissimo che Cirenei para, mandando fuori con lo sguardo. Primo tempo che finisce 0-0, con le immagini nella ripresa il copione non cambia. Tiro dalla distanza di Rossi che Cirenei respinge in tuffo mettendo in corner, ma la Sestese preme alla ricerca del vantaggio e lo trova al minuto 8. Cross dalla sinistra, la difesa del Legnano è tutt'altro che perfetta e Romano è letale alle spalle del centrale girando in rete il gol che sarà decisivo. Terza rete in campionato per l'attaccante classe 89, già trascinatore, Ameda con una doppietta. La Sestese prova ad approfittare del momento, cross dalla destra di Marcone che sulla destra fa il bello e cattivo tempo. Cirenei stavolta è bravo ad anticipare Romano evitando il bis. Punizione poi da parte di Pellini con Maimer che non riesce a girare in maniera decisa verso la porta. Poi ancora la Sestese che preme alla ricerca del secondo gol. Verticalizzazione ad innescare ancora una volta Alex Romano che lavora il pallone e prova successivamente il tiro a giro. Vola in tuffo Cirenei a dire ancora una volta no. Il Legnano però c'è, già pericoloso con Marrulli subito dopo il gol subito. I Lilla provano a reagire nel finale di partita. Bello scambio sulla sinistra e palla dentro proprio per Marrulli. Miracoloso Ferrara che protegge lo specchio della porta mettendo in corner. Il Legnano però proprio da questa azione prende ancora più fiducia. Attacca sulla destra stavolta, ma il colpo di testa sempre del suo numero 10 finisce a lato. Nel finale doppio episodio dubbio nell'area della Sestese per un'entrata al limite di Mazzucchelli prima e di Pellini poi. L'arbitro è vicino e mostra il giallo per simulazione a Cozzi, è di fatto il secondo giallo per il centrocampista che equivale quindi al cartellino rosso, ma sono vibranti le proteste del Legnano per una decisione che in effetti lascia qualche dubbio. Cozzi invece lascia il campo, manca in 10 uomini, il Legnano continua ad attaccare, bella azione sulla fascia destra insistita per il ponte di testa che porta successivamente al tiro di Mezzanzanica, conclusione murata, poi ci prova anche Veroni dalla distanza, sembra una parata facile per Ferrara, ma il pallone gli rimbalza davanti, il portiere mette in corner. Nel finale un altro intervento dubbio su Marrulli in area di rigore, eccolo qui il fallo probabilmente sul numero 10, ma ancora una volta l'arbitro lascia proseguire, mentre sulla punizione finale sempre di Marrulli vola Ferrara, ma la palla va alta, finisce 1-0, la Sestese vince col fiatone, il Legnano mastica amaro.